Ovviamente le precise motivazioni non sono note, il giudice ha riservato un termine piuttosto lungo perché credo che sarà una sentenza complessa di 90 giorni. Certo che per Scardino è stato derubricato il reato e è stato condannato ad un anno per omicidio colposo, anche a 4 mesi per l'occultamento del cadavere. È una sentenza che ti soddisfa, che ti lascia risarcire il ricorso in appello? Beh, certamente che ha accolto la tesi della difesa, che ha sempre contestato decisamente che ci fosse una volontà di uccidere. Questo da parte dello Scardino e mi permetto di dire anche da parte del Tonini. E quindi decisamente per questo aspetto siamo soddisfatti. Valuterò poi le valutazioni del giudice circa l'entità della pena, quindi se proporremo oppure appello sarà una decisione successiva al deposito della sentenza. Comunque è stato molto importante la derubricazione del reato.